L'Associazione Artigiani del Biellese, la CNA, ha sottoscritto un accordo con Banca Sella. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese del territorio iscritte all'associazione attraverso finanziamenti agevolati. Grazie all'accordo, le ditte che opereranno sul territorio biellese potranno chiedere l'apertura di una nuova linea di credito in conto corrente, l'anticipo del pagamento delle fatture o un mutuo a tassi agevolati. Questo accordo dimostra la fiducia che Banca Sella pone nelle potenzialità del territorio, ha dichiarato Valerio Barberis, funzionario dell'Istituto di Credito. È Andrea Finco, il nuovo presidente dell'Associazione Agrituristica Terra Nostra di Vercelli e Biella. Il neo presidente è di Sagliano Micca, un paese dell'Alto Biellese. È lo spazio del Cantinone, nel rione Vernato di Biella, dove l'Associazione Vernato Arte ha organizzato la mostra Parole e Colori. Il Vernato fu nell'antichità comune autonomo, come certificano gli statuti dell'epoca. Le immagini raccontano luoghi e situazioni di interesse storico, testimonianze per nuove generazioni. Il Cantinone, sede della mostra, era la cantina del settecentesco ospizio di carità e serviva per la conservazione delle derrate alimentari. Per refrigerare, all'interno scorreva una roggia. Il complesso, dopo la ristrutturazione, è diventato sede provinciale. Il Cantinone accoglie mostre di artisti di varie tendenze, dalla pittura alla scultura, fotografie e le nuove sperimentazioni. Un'ultima notizia. Continuano gli incontri dei carabinieri della provincia di Biella nelle scuole del territorio nell'ambito del progetto Cultura della Legalità. È tutto. Grazie dell'attenzione.